Four weeks and still no trace of missing teenager Angelica Hadsel. Strongly under the impression that AJ is out there, that she's alive. Are you st still under that impression? Yes, definitely. Was arrested on charges of obstructing justice, possessing ammunition after a felony. And I'm not going to sit here and have my daughter's name drugged through the mud any kind of way. Kind of way. e benvenuti o bentornati sul mio canale sono Elisa e nei miei video parlo di casi true Crime, storie di cronaca nera e più in generale tutto quello che di inquietante riesco a trovare sul web se queste tipologie di video vi possono interessare assicuratevi di iscrivervi al canale altrimenti nessun rancore e iniziamo con il caso di oggi per la storia di oggi ci troviamo in Virginia più precisamente a Norfolk una città che conta circa 200.000 abitanti e per piccola curiosità ospita anche la base aeronavale più grande del mondo Norfolk è anche la di ben quattro università diverse motivo per il quale ovviamente tutti gli anni si trasferiscono qui un sacco di studenti da tutta la virginia in questa città viveva anche Angelica Ansel insieme a sua madre Jennifer e al suo patrigno Wesley il padre biologico in realtà non lo conosceva praticamente nel senso che l'ultima volta che l'aveva visto aveva solo due anni quindi di lui non si ricordava praticamente niente poco dopo l'abbandono del suo padre biologico sua madre Jennifer aveva conosciuto un altro uomo ovvero Wesley con il quale aveva iniziato una relazione si erano anche sposati e nel 2012 aveva addirittura adottato la stessa Angelica negli anni Jennifer e Wesley fecero quattro figli un maschio e tre femmine con i quali Angelica aveva un bellissimo rapporto la ragazza era molto intelligente e soprattutto molto appassionata di vari sport in particolare il softball che ho dovuto cercare su wikipedia perché non l'avevo mai sentito praticamente è una sorta di baseball diciamo le basi sono del baseball poi ci sono sono alcuni cambiamenti tipo qualcosa nelle regole e soprattutto il fatto che utilizzano una palla più grande e più leggera rispetto al baseball una volta diplomatasi al liceo la ragazza decise di iscriversi alla facoltà di ingegneria informatica all'università proprio di norfolk qui si distinse molto divenne una ragazza decisamente popolare in primo luogo perché era quasi sempre la prima di qualsiasi corso frequentasse e in secondo luogo perché era molto estroversa molto simpatica in ogni situazione era un po' la della festa quindi potete immaginare quanto potesse essere popolare tra i suoi compagni e i suoi amici il 2015 era il suo primo anno di università Angelica si era trasferita in una casa per studenti in primo luogo per il fatto che era più vicino all'università al posto dove seguiva le lezioni e in secondo luogo perché lì aveva tutta una serie di comodità che non aveva a casa ovvero aveva ad esempio nel complesso c'era una palestra un'area comune un'area giochi insomma in più viveva di fianco a un sacco di di altri suoi amici e colleghi di università quindi insomma per lei era la sistemazione perfetta era un periodo molto positivo della sua vita sentiva di aver fatto il primo passo per raggiungere il suo futuro ideale stava andando molto bene all'università era molto contenta del, della facoltà delle materie insomma che studiava come vi ho detto era popolare viveva da sola quindi era diciamo il primo assaggio di indipendenza che aveva mai avuto quindi per lei era sicuramente un periodo Molto positivo. Arrivo marzo e con esso anche le famigerate spring breaks, delle quali vi ho già parlato in un video che è uscito di recente. Nel caso ve lo siete persi, o comunque non sappiate che cosa sono le spring breaks, praticamente in America gli studenti non hanno solo le vacanze invernali e estive come quelle che abbiamo noi, ma hanno anche due settimane di vacanza di primavera. Angelica aveva scelto di passare tutte queste due settimane con la sua famiglia, perché, nonostante appunto fosse contenta di questa indipendenza nuova raggiunta appunto. Con l'università, il vivere da sola, eccetera, le mancavano tantissimo sua madre, suo padre e i suoi fratelli. Quindi, una volta terminata l'ultima lezione, fece le valigie e tornò a vivere appunto nella casa dove era cresciuta. Qui, ovviamente, passò il tempo andando a far shopping con le sorelle, insomma, passando del tempo con sua madre, le classiche cose che si fanno in famiglia. Passarono i giorni serenamente fino al lunedì, l'ultimo lunedì prima di iniziare ufficialmente le lezioni, quella mattina. Angelica scese da camera. Era sua, si mise in soggiorno e incontrò sua madre. Si salutarono, insomma, prima che la donna uscisse per andare al lavoro. Poco dopo la videro anche suo fratello e le sue sorelle, che anche loro stavano uscendo per andare a scuola. La vide anche Wesley prima di uscire e andare al suo lavoro. Quel giorno, Angelica, nel pomeriggio dopo pranzo, sarebbe dovuta tornare all'appartamento, all insomma, nella casa stud per studenti dove viveva per sistemare un po' la casa, fare una lavatrice, insomma, fare un po' di faccende domestiche. Era rimasta rimasta però senza benzina con la sua auto quindi si era accordata con Wesley che si sarebbero dovuti vedere nell'ora della pausa pranzo praticamente di Wesley in una pompa di benzina vicino al suo posto di lavoro dove lui le avrebbe praticamente fatto il pieno perché eh, appunto Angelica non aveva tanti soldi quindi lui si era offerto di prestarle i soldi e così fecero Wesley la incontrò alla pompa di benzina le pagò eh, il pieno e poi la ragazza partì viene vista un'oretta dopo anche da un vicino di casa che si ricordava appunto averla vista andare in direzione opposta rispetto a casa sua sulla sua auto quella però fu l'ultima volta che Angelica venne vista viva il piano era quello di fare le faccende domestiche a casa sua e poi tornare per cena solo che a cena non si presentò di fatto mai quindi sua madre in realtà si allarmò abbastanza subito quando vide che non solo la ragazza non si era presentata a cena ma non rispondeva nemmeno alle sue chiamate quindi contattò ovviamente la polizia che arrivò dopo pochi minuti a casa loro fecero le solite constatazioni, dalla casa non mancava niente se non qualche effetto personale della ragazza tipo il cellulare e una borsa, qualche vestito, tutto il resto era a posto. Jennifer aveva anche trovato una sorta di bigliettino sul piano della cucina, era un foglietto con sopra delle parole stampate, c'era scritto con tutto quello che sta succedendo non ce la faccio più. Ed era firmato come Angelica, però firmato a macchina, nel senso scritto al computer, non c'era la firma effettiva della ragazza. Secondo la madre era un messaggio che non aveva per niente senso, perché sua figlia era davvero contentissima del periodo che stava vivendo. Non c'era niente da affrontare questa cosa con tutto quello che sta succedendo, non aveva niente che stava affrontando di particolarmente duro in quel periodo. Quindi si trattava di una situazione decisamente strana, che divenne ancora più strana. La la mattina del martedì, quando Jennifer ricevette un messaggio dal telefono di Angelica con sopra scritto Sto bene, ma non sono ancora pronta per tornare a casa. E Jennifer non seppe spiegare il perché, ma aveva la forte impressione che quelle parole non le avesse scritte. Sua figlia perché non era il modo in cui lei solitamente si esprimeva. La polizia decise quindi di andare a controllare l'appartamento nel, nel complesso insomma studentesco dove viveva Angelica e trovarono una cosa, una situazione, diciamo, molto strana. Ovvero entrarono nell'appartamento usando le chiavi che eh, aveva il sorvegliante del complesso. E trovarono non solo tipo alcune luci accese, ma anche la radio accesa, stava riproducendo della musica e c'era sul letto un cesto di biancheria pulita, metà piegato e appoggiato sul letto, l'altra metà ancora da piegare. Sembrava quasi che appunto Angelica si trovasse lì poche ore prima e che qualcosa l'avesse interrotta dal suo, insomma, piegare la biancheria, mettere via gli indumenti. Purtroppo quella sezione di complessi eh, aveva videocamere di sorveglianza, ma non erano funzionanti, quindi non riuscirono a controllare chi entrò e chi uscì da quell'appartamento. Partirono ufficialmente le ricerche, nonostante ci fossero tutti gli estremi per credere che Angelica se ne fosse andata per conto suo, per propria volontà. La polizia sapeva che c'era una, diciamo, probabilità che questa ragazza effettivamente se ne fosse semplicemente andata da sola. Però vollero comunque trovarla in modo da verificare che stesse bene. E se non voleva poi parlare con i suoi genitori, non voleva più farsi vedere dai suoi genitori, era liberissima di farlo. Qualche giorno dopo l'inizio delle ricerche, un vicino di casa che era un ragazzo che aveva frequentato Angelica un paio d'anni prima erano usciti. Tipo tre o quattro volte trovò di fianco al suo giardino un pezzo di eh, carta di credito. Sopra questo pezzo della carta di credito c'era appunto il nome di Angelica. Quindi, ovviamente, contattò subito la polizia. La polizia lo interrogò per le successive 12 ore. Convinti che c'entrasse qualcosa, ovviamente, con la scomparsa di Angelica e questo ragazzo, che eh, si chiamava Cori, eh, sono state date anche rilasciate delle foto perché questo poverino non c'entrava niente con la scomparsa di Angelica però la polizia diede in pasto il suo nome e la sua identità insomma ai media alla stampa il che creò un grande casino perché un sacco di gente iniziò a minacciarlo a fare delle chiamate anonime a mandargli dei messaggi dove lo minacciavano erano tutti convinti che c'entrasse qualcosa con la scomparsa di Angelica in un episodio in particolare gli venne recapitata una scatola all'interno della quale trovò un foglio con sopra un'impronta di una mano fatta con la Vernice nera e con sottoscritto una cosa del tipo: Sappiamo quello che hai fatto in più. Un'altra persona che era certa al mille per cento che c'entrasse qualcosa con la scomparsa di Angelica era Wesley, il padre adottivo della ragazza. Lui stesso, infatti, una sera quando aveva visto che Cori si era allontanato da casa sua, si era introdotto nella sua casa. Per cercare qualche indizio di sua figlia. E qualcosa trovò effettivamente. Perché sotto un cuscino del divano trovò una giacca che riconobbe essere proprio una giacca di Angelica ed era un, proprio uno di quegli indumenti che mancavano dalla, dalla stanza della ragazza. Purtroppo, dato il modo con cui era stato trovato questo indizio, non poteva essere accettato, ovviamente dalla polizia perché era un modo illegale, nel senso che beh, un civile, una persona che non era una polizia, non aveva nessun tipo di autorità, era entrato senza nessun motivo in casa di questo ragazzo in secondo luogo poteva aver contaminato in qualche modo prendendo questa giacca ovviamente non indossava i guanti non aveva preso tutte quelle precauzioni che prendono solitamente i poliziotti quando mh, analizzano una scena del crimine e in terzo luogo era entrato da solo aveva preso questa giacca da solo non c'era nessuna garanzia che l'avesse effettivamente trovata lì e non ce l'avesse messa lui in più nelle 12 ore dell'interrogatorio la polizia ovviamente aveva chiesto a Cori un alibi, insomma, cosa stava facendo quel giorno in cui era scomparsa Angelica. E Cori in quei giorni si trovava proprio fuori dalla città, a un sacco di chilometri da lì. Wesley, però, continuava ad essere sicuro e a insistere sulla colpevolezza di questo ragazzo. E questa insistenza non fu un'insistenza, diciamo comprensibile, giustificabile con il fatto di un padre che chiaramente vuole capire, vuole scoprire che cosa è successo a sua figlia. Sembrava qualcosa di davvero insensato, esagerato e per questo motivo la polizia iniziò ad insospettirsi nei confronti di Wesley e di conseguenza ad indagare sul suo conto e scoprirono un po' di cose che diciamo non giocarono per niente, ma proprio per niente a favore di quest'uomo. Venne fuori che questo signore aveva avuto un bel po' di problemi con la legge nel suo passato a partire dal 1996 e sono così tanti che mi metterò a leggerli perché non, non me li ricordo. Non voglio mancarne qualcuno, voglio riportare tutto e non riesco a ricordarmeli così, dato che io non uso uno script, no, non sto leggendo niente, sto parlando a ruota libera. Wesley era stato arrestato tre volte per essersi introdotto in case non sue con l'obiettivo chiaramente di rubare: una volta per aggressione, una volta per sturo, una volta per molestie, una volta per tentativo di. In una banca, una volta per violenze domestiche e un mese prima della scomparsa di eh, sua figlia. Era stato allontanato dalla casa di Jennifer, non l'aveva proprio lasciato. Però aveva scoperto che si era messo di nuovo a fare uso di sostanze stupefacenti. E Jennifer era stata ben chiara nel loro passato: sapeva che aveva un passato da tossicodipendente. Però le aveva appunto detto che finché avrebbero vissuto sotto lo stesso tetto, e in più c'erano anche i loro figli, non avrebbe potuto fare uso di nessuna, nessun tipo di sostanza, altrimenti lo avrebbe lasciato e allontanato dai loro figli. Quella sera lo aveva beccato. Quindi c'era stata una grossa lite, lo aveva chiuso fuori di casa e lui si era rifiutato di andarsene. Quindi Jennifer aveva chiamato la polizia, che lo aveva fatto allontanare dall'abitazione. Jennifer gli aveva detto di prendersi una camera in affitto in qualche motel lì vicino e che sarebbe potuto tornare in casa solo supervisionato da lei per un lungo periodo. Quindi nelle settimane successive e nel mese successivo, ovviamente, quando poi scomparve la ragazza, Wesley aveva potuto entrare in quella casa. Solo su approvazione e su supervisione di Jennifer. Tutte queste cose ovviamente fecero insospettire ancora di più la polizia, che andò sul posto di lavoro di Wesley e parlò con il suo datore di lavoro e i suoi colleghi. I suoi colleghi raccontarono alla polizia che quel giorno Wesley, appunto, aveva in programma di vedersi con Angelica alla pompa di benzina lì vicino per farle il pieno durante la sua pausa pranzo. Quella pausa pranzo, però, era durata di più del previsto. Solitamente avevano tipo un'ora. Di tempo ovviamente per mangiare, rilassarsi, eccetera. Invece Wesley era tornato dopo un'ora e mezza da quando era uscito. Per questo motivo la polizia decise di analizzare la camera del motel che tra l'altro era ancora affittata a nome di Wesley dove passava il tempo quando non poteva stare in casa per, per volere appunto di Jennifer. E non trovarono nessun tipo di, di traccia di prova che potesse collegarlo in qualche modo alla scomparsa di Angelica, però trovarono delle cartucce di proiettili di pistola. E in America se sei stato arrestato per motivi comunque tipo aggressione, rapina, queste cose qua, ovviamente non puoi possedere nessun tipo di arma o di munizione di nessun tipo. E per questo motivo, dopo aver trovato queste munizioni, arrestarono di nuovo Wesley. E per quel tipo di reato, cioè per, per, es cioè per essere entrato di nuovo in possesso di armi o munizioni, dopo essere stato arrestato per quei motivi lì, ti becchi un macello. Cioè lui per questa cosa qua si becca 10 anni di prigione. E la cosa... Mi fa arrabbiare perché in un sacco di casi, anzi in un caso specifico proprio in Virginia, per una persona che ha stupro un'altra persona, gli hanno dato 4 anni cioè io non lo so, quando vedo queste cose non è una cosa solo americana e per carità, però l'America su queste cose davvero eh, ci mette del suo non so, mi, mi altero con queste cose qui a questo punto decisero di analizzare e controllare anche il furgoncino che, di Wesley che utilizzava per lavorare, era un'azienda che si occupava di aggiustare delle tubature quindi molto spesso Wesley doveva prendere questo furgoncino e recarsi in case, aziende, insomma dove doveva lavorare. All'interno di questo furgoncino trovarono una vanga e dei guanti, entrambi oggetti che non erano forniti nella dotazione diciamo base, che era ovviamente procurata dall'azienda per cui lavorava quindi quest, la vanga in particolare i guanti tanto quanto però la vanga chiaramente fece insospettire ancora di più la polizia che decise di eh, praticamente prendere il GPS all'interno del veicolo e farlo analizzare per cercare di ricostruire il percorso di quel giorno di marzo quando era scomparso Angelica. Questi risultati ci impiegarono un bel po' ad arrivare, impiegarono ad analizzarli quasi un mese, ma alla fine di tutto questo riuscirono a ricostruire il percorso fatto dal furgone in quella fatidica ora e mezza di pausa pranzo che si era preso il giorno della scomparsa di Angelica. Vi metto qua sopra l'immagine, così mentre parlo potete vedere fisicamente il percorso che era stato fatto. Il camion non era andato nella pompa di benzina come precedentemente raccontato da Wesley, era infatti passato. Prima nell'area dove c'era la casa dove viveva solitamente Angelica, nel complesso per studenti, si era fermato per circa un quarto d'ora, una ventina di minuti. Dopodiché era partito per un percorso, un tragitto di circa un'ora fino a Ferry Road, in un'area, diciamo Ferry Road, e cioè ci sono delle case abbastanza Frequentata come zona, però si era fermato in una zona un po'... era passato per Ferry Road ma era arrivato in una zona un po' eh, isolata, poco vicino a Ferry Road. Si era fermato qua per circa un quarto d'ora, dopodiché era tornato al posto di lavoro e i suoi colleghi avevano detto che dopo appunto essere arrivato in ritardo di una mezz'ora dopo la pausa pranzo, Wesley era in uno stato che definirono di estrema agitazione come potete immaginare la polizia si precipitò subito in quel punto in cui il camion si era fermato per un quarto d'ora vicino a Ferry Road e chiaramente avendo proprio le, 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 come posso dire, i dati del GPS trovarono proprio la coordinata specifica cioè il punto esatto in cui si fermò quel, quel furgoncino in quell'area lì eh, ovviamente era un'area molto nascosta e molto isolata e c'era una grande beh, non so se fosse una casa a me sembra più un capannone comunque un edificio abbandonato e a primo sguardo in realtà, nel senso senza andare a fare troppe analisi o troppe indagini o cose del genere, videro di fianco alla casa una zona di terra che sembrava essere stata smossa di recente. Ovviamente si misero subito a scavare in quel punto e lì sotto trovarono il corpo di Angelica. In realtà il corpo evidentemente si trovava lì da circa un mese, quindi chiaramente le condizioni non erano proprio ottimali per fare un'autopia. Sia e per ottenere dei dati molto specifici, però riuscirono innanzitutto a notare che il corpo di Angelica era pieno di lividi, soprattutto il viso. In secondo luogo riuscirono a determinare la causa del decesso, che era stata un'overdose di eroina. E non un overdose, diciamo plausibile, perché aveva nel corpo tre volte la quantità necessaria per generare un overdose. Non so se mi sono spiegata bene, però praticamente quantità X, io non sono per niente esperta. Però quantità X per mandare in overdose una persona del peso, delle, della, delle dimensioni, insomma di Angelica. prendete quella dose e inseritegliela tre volte. Era una quantità davvero non giustificabile, non riuscirono a determinare se ci fosse stato qualche tipo di abuso di violenza perché come vi dicevo il corpo era stato lì per un mese quindi non era in condizioni ideali però il corpo era stato trovato con i pantaloni stracciati e abbassati quindi lo reputarono molto probabile anche se eh, no, non probabile diciamo con delle prove a questo punto tornarono in prigione da Wesley che appunto era in prigione per quella cosa delle cartucce gli chiesero come mai secondo lui il suo furgone si trovasse proprio il giorno della sconfitta There's a lot of room for questioning. I think it looks like a coincidence, as well as the other coincidence, coincidences. But how many coincidences can one family deal with before it breaks? If they were to track your GPS, would they find that you were near that home? Mm -hmm. If they track, I gave them my phone voluntarily too. So I don't know where that home was in, in, in relation to where I worked at. So I, you were in the And I'm not gonna sit here and have my daughter's name dragged through the mud any kind of way. She did not use drugs. She she was murdered. She didn't do this to herself. And no one's ever gonna make me believe that. And I will defend her until my last breath. In Una grande coincidenza, un caso oppure un grande complotto. Infatti, a un certo punto, lui dice: Guardate, che quel GPS, come l'avete staccato voi e preso per analizzarlo, poteva essere preso e caricato su qualsiasi autoveicolo per far finta che sia stato io a fare quel tragitto con quel. GPS spero di essermi spiegata. La polizia si aspettava una cosa del genere, infatti, aveva già trovato delle videocamere di sorveglianza a Ferry Road che lo riprendevano mentre faceva la benzina. Quindi, eh, sicuramente quel GPS aveva tracciato il suo percorso que su questo non c'era nessun ombra di dubbio. Altra cosa, la droga trovata nel corpo della ragazza era esattamente la droga di cui si faceva lui solitamente anzi riuscirono a parlare con il suo spacciatore di fiducia la persona da cui comprava tutto quello eh, che si iniettava e questo spacciatore testimoniò di, anche al processo in realtà dicendo che il giorno prima della scomparsa di Angelica gli aveva venduto proprio la dose esatta della droga che è stata trovata poi nel corpo della ragazza da questo momento iniziarono tutta una serie di processi legali e burocratici che dureranno un bel po' di tempo. Infatti il processo iniziò solo nel 2020, che consideriamo che nel momento in cui l'hanno arrestato eh, e insomma accusato di questa cosa è passato un mese dalla scomparsa di Angelica, quindi sarà stato aprile, tipo metà aprile del 2015, impiegarono cinque anni prima di arrivare effettivamente a un processo. Questo processo iniziò e finì con un mistrial, si chiama in inglese, che praticamente quando la giuria non riesce a mettere, d'accordo, non riesce a dare un giudizio unanime e quindi prendi il processo dopo tutta la fatica che fanno le persone, avvocati eccetera e tutte le, tutti, tutte le spese e i soldi che investe lo Stato per queste cose qui lo prendi e lo butti nel cesso e aspetti di riuscire a fare un altro processo che si, in questo caso impiegò altri due anni prima di svolgersi, quindi ci troviamo nel 2022 si rifece questo processo e eh, come nel primo l'ipotesi della polizia era quella che Wesley volesse farla pagare a Jennifer per l'allontanamento dai suoi figli. Si era recato all'abitazione studentesca di Angelica. In qualche modo l'aveva interrotta mentre appunto sistemava i panni puliti. L'aveva fatta entrare nel suo furgone con qualche scusa. L'aveva probabilmente violentata. Però, ovviamente, non quella, quella certezza non si può avere perché non è stata trovata nessuna prova a sostegno. Le aveva iniettato della droga contro la sua volontà e l'aveva poi scaricata dove, appunto, cioè, era andato col furgone. La difesa, invece, sosteneva che Angelica fosse depressa e che si fosse praticamente iniettata la sostanza da sola con l'obiettivo di farla finita. Qualcuno doveva poi, qualcuno così a caso, doveva poi aver trovato il corpo e doveva averlo eh, sepolto perché da quanto ne so, un un corpo non si seppellisce da solo, suppongo, quindi dovevano trovare una spiegazione al fatto che questa ragazza è stata trovata in una buca. E tra l'altro ci tengo a precisare che Angelica non aveva mai fatto uso di nessun tipo di droga in vita sua. Lo confermerà anche una analisi dei capelli che fecero. Non so esattamente come funziona, però analizzando lo stato del tuo capello, si può capire se hai fatto uso di droghe pesanti oppure no. Tra l'altro alcuni suoi amici e, e i suoi fratelli stessi dissero: appunto che era una ragazza che, ad esempio, non fumava, non beveva neanche alcol. Ci prendeva una volta ogni tanto una birra con gli amici, ma alcolici forti no. Figuriamoci delle droghe pesanti. Nell'aprile del 2022 questo processo terminò. Dopo solo un'ora di dibattito la giuria emise un verdetto, stavolta unanime, di colpevolezza nei confronti di Wesley che venne poi condannato all'ergastolo. Lui continua tutt'oggi a sostenere di essere vittima di un grande complotto, non ha mai fatto accuse effettive però ha sempre sottinteso il fatto che secondo lui la polizia l'ha incastrato per chiudere un caso in maniera facile e veloce e fu un processo un po' strano che in realtà ancora adesso ha lasciato spazio ad alcune critiche perché di fatto l'unica vera prova a carico di Wesley è solo quel tracciato del GPS l'accusa non è riuscita a provare in nessun modo il come e in che modo Wesley abbia somministrato la droga ad Angelica non è stato visto da nessuno con Angelica insomma diciamo l'unica prova effettiva e quel tragitto lì del GPS. Io non penso che sia stato. Poi, per carità, tutto è possibile, per carità, però io non penso sia stata una questione di complotto della polizia: perché voglio dire, hanno trovato il corpo seguendo quel GPS, non è stato il contrario, non hanno trovato prima il corpo e poi allora hanno fatto combaciare il GPS. Perché per quanto può sembrare una cosa assurda, che la polizia falsifichi delle prove per farle combaciare, è già successo tante di quelle volte. Non so se ho già portato un caso. Però io eh, anche, cioè, lo faccio per lavoro e anche nel mio tempo libero guardo video del genere, quindi vi assicuro, ho già visto un sacco di casi dove la polizia cerca di far combaciare le loro ipotesi facendo delle, delle robe davvero poco etiche. Però in questo caso il corpo è stato trovato grazie a quel GPS. Quindi non è possibile che la polizia lo abbia fatto combaciare, non so, non è, non è secondo me quello che è successo. Sicuramente è un caso in cui ci sono molte meno prove del solito. In ogni caso, a meno che non usciranno eh, delle ulteriori prove, o magari qualcuno eh, confessi qualcosa, quell'uomo resterà in carcere per il resto della sua vita. Come al solito fatemi sapere che cosa ne pensate di questo caso magari un po' più ambiguo del solito nei commenti. Grazie come al solito di essere arrivati fino a questo punto del video, se vi piacciono i miei video e volete sostenere il canale potete iscrivervi, lasciare un mi piace, un commento, seguirmi su Instagram mi trovate come Pano o sul mio canale di vlog mi trovate come Elikapano Vlog. Per il caso di oggi era tutto, noi ci rivediamo con il prossimo video.